peggio nel primo tempo. Sì, dispiace perché nel primo tempo abbiamo dimostrato di poter mettere in difficoltà una squadra come l'Inter, che al di là delle difficoltà di cui si parla molto, hanno comunque una squadra di qualità. Il secondo tempo l'hanno messo la qualità in campo e ci hanno messo in difficoltà. Cos'è cambiato? Perché nel primo tempo anche come ritmo riuscivate a reggere molto bene l'Inter, nel secondo forse avete fatto qualche metro indietro. Sì, penso come ho già detto che trovavano un po' meglio le giocate sugli esterni loro e di conseguenza ci portava ad abbassarci molto, e quando ti abbassi molto le ripartenze sono complicate. Dovevamo riuscire a fare qualcosina in più quando recuperavamo palla, però è obiettivamente difficile quando sei molto sotto pressione. Cosa vuol dire questa sconfitta nel vostro cammino? Se vuole dire qualcosa, lo influenza? No, non l'influenza. Noi per fortuna grazie al campionato che stiamo facendo, fortunatamente abbiamo la possibilità di perdere qualche punto. Perderlo con l'Inter e contro qualsiasi altra squadra molto forte dà fastidio, perché oggi comunque, ripeto, nel primo tempo qualcosina abbiamo dimostrato, abbiamo creato, però non deve cambiare quello che è il nostro campionato. Noi dobbiamo ripartire da quello che di buono ci ha detto il campo e rimetterlo a Cagliari. 45 minuti possono cancellare un primo tempo al limite della perfezione e possono far crescere comunque il rimpianto di un Parma che non ha sfruttato le occasioni. Non deve far dimenticare il primo tempo, perché deve essere la base di partenza per le partite future. È ovvio che eravamo tutti molto infastiditi dal fatto di aver perso, perché avevamo la sensazione appunto che sarebbe bastato qualcosina in più per poter far punti contro una squadra come l'Inter. Forse con Siligardi nel primo tempo e per parte del secondo, anche se per poco, riuscivate ad avere un po' di superiorità a centrocampo, almeno nei primi 40-50 minuti. Poi cosa è successo? È successo che loro trovavano le giocate in maniera migliore, complice anche magari il nostro abbassamento eccessivo, però riuscivano ad arrivare con molta frequenza sul fondo, riuscivano a crossare molto, e se comunque stai molto basso per abbastanza tempo è normale che comunque dopo un po' la fatica aumenti di più rispetto a un primo tempo nel quale riusciamo ad andare a prendere un po' più alti. C'è anche un aspetto fisico in questo calo un po'? No, non credo. C'è una squadra che sta bene, che si allena bene e alla quale piace far fatica, quindi non penso sia un calo fisico. Siamo venuti dopo i primi 25 minuti, un po' di respiro eravamo riusciti ad averlo, quindi non penso sia un problema fisico. Abbiamo sbagliato qualcosa e loro ci hanno fatto gol. Radio Bruno. C'è un mese difficile per il Parma, perché Juventus, Inter, poi si va a Cagliari, poi c'è il Napoli in casa. Come state ragionando? Se partita per partita oppure cambia qualcosa nei vostri piani affrontare subito le grandi? No, sappiamo che è un mese e mezzo complicato. Lo sapevamo anche l'andata siamo stati bravi a fare qualche punto in più. E quindi, come ho detto prima, abbiamo la fortuna comunque di avere un buon margine, quindi di lavorare con un po' più di serenità. Dobbiamo sfruttarla per mettere in campo quello che abbiamo messo nel primo tempo. Matteo, anche all'andata avevate trovato un Inter in difficoltà, stasera anche, perché un Inter reduce da risultati negativi. Come l'hai vista cambiata l'Inter tra la partita di andata e questa? E se hai notato una reazione magari anche un po' di rabbia e di orgoglio da parte di questa squadra? Beh, penso e mi auguro per l'Inter che di orgoglio ne abbiano, visto il periodo di difficoltà che ha vissuto. Non ho visto gran differenza fra l'Inter dell'andata e l'Inter del ritorno. All'andata l'Inter ci ha messo anche parecchio in difficoltà, noi abbiamo trovato un grande gol, ci siamo difesi con ordine e penso appunto che la differenza l'abbia fatta il gol trovato, che questa sera non siamo riusciti a fare. Grazie a tutti.